Oggi primo giorno in off-road con Lello, finalmente sono riuscito a portarti. Esperienza grandiosa, fiatone. Siamo, dove siamo? Ricordiamo prima dove siamo, facciamo vedere un po' di immagini. Adesso siamo proprio a Monteforte, sopra una montagna di Monteforte, un posto particolare, dai, c'è un bel panorama. La croce, perché qua vediamo che è stata abbandonata una croce, chissà quanto risale. Sì, sì, sì. Com'è andata oggi? Ma devo dire la verità, prima cosa, devo fare un elogio a questa moto, io non ne capisco niente di enduro come si sa, però devo dire che la Riegu col motore 450 di Yamaha c'ha un tiro fenomenale, ti aiuta, di seconda, di terza, sali che è un amore, quindi quello anche avendo insomma inesperienza ha aiutato, perché nei momenti critici davo il colpo di gas sfrizionando e la moto si riprendeva, perché ovviamente da neofita se n'è andata da tutte le parti. Quindi... Ti ho visto un po' in difficoltà, però dai. Quello mi ha aiutato, meno male, va, meno male. E beh, adesso continuiamo il giro, è passato il fiatone? Continuiamo il giro però. Riposiamoci un attimo, vediamo qualche immagine anche di soggettiva che Alex ha fatto con la sua onboard e poi continuiamo magari. Va bene, allora continuate a seguirci, eh. Allora, dopo la croce, con un po' di fatica siamo arrivati qui. Dov'è qui? Di fronte proprio al nostro, dove stavamo prima, la croce. Abbiamo avuto un passaggio un po' più impegnativo, dove abbiamo avuto anche delle leggere difficoltà. Cioè, passare. Io le ho avute difficoltà. Vabbè, cioè. Anche io mi sono fermato. Comunque, poi ci siamo divertiti, tutto sommato. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che noi non siamo piloti, siamo degli amatori, amanti dell'off-road. Senti, allora, visto che tu sei riuscito a togliermi da quell'impiccio, la nostra maratona, tra l'altro sei stato anche bravo a tirarla fuori da quella scavata. Un po' di esperienza. Poi, in futuro, quando ci sarà anche Ugo, ci darà qualche lezione di guida. Lo salutiamo. Infatti, lo salutiamo, ciao Ugo. Allora, mo ti fai un bel giro su questa bella mulattina con la nostra Marathon 450 Riegu e poi mi dici come va. Va bene, ricordiamo che non è cinese. No, ricordiamo che la Riegu è un'azienda spagnola storica. Partiva con le biciclette, poi ha cominciato con i telai a sviluppare i motori. Questo è un motore Yamaha 450, come ti ho detto prima, molto vigoroso. E mo mi dici la tua. Vado a provarla, okay. Ci vediamo dopo. Fatto un bel giro, no? Insomma, un po' che affaticato, però devo dire la motocicletta mi è piaciuta molto, anche se all'inizio ho avuto un po' di difficoltà nel gestirla, perché chiaramente io scendo da una moto un po' più vecchia. Ricordiamolo però, il glorioso Yamaha TT. 100 avviamento a pedale, quindi... però è bello, un bel motore, quindi tira moltissimo. Poi anche le sospensioni, ricordiamo che ha delle ottime sospensioni. Cioè, sono Marzocchi davanti e Sacks dietro. Chiaramente noi... facciamo qualche abbiamo fatto il giro da neofiti e ci ha sbalordito, sì, ovviamente sì, è chiaro, su di noi ha fatto effetto subito. Poi ovviamente aspettiamo Ugo Filosa, perché sì, lui tra l'altro ci corre anche con la moto, quindi ci saprà dire più di noi qualche dettaglio. Va bene. Aspettiamo tutti i ragazzi che ci ascoltano e che volessero uscire in off, perché già ho avuto tante richieste, ancora non siamo partiti con la nostra rubrica e già tanti che ci hanno contattato. Contattate il nostro sito, scriveteci, però sappiate che noi andiamo piano, quindi...